Certo. Sommare miliardo. Sommare miliardo. Sì. 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 Di nuovo buon pomeriggio dal Circolo Hauser Fanano. Siamo in diretta. Stiamo trasmettendo sempre le partite del primo trofeo La Paladina, organizzato dagli amanti delle boccette, in primis da Enrico Rosa. Quella che stiamo vedendo è la finale di una batteria che vede protagonisti Arduini e Becci. Partita iniziata da pochissimo, il parziale ancora 0-0. In questo momento l'accosto è di Arduini e Becci sta giocando l'ultima biglia a sua disposizione. Vi ricordo che potete vedere anche l'altra finale di batteria, sempre trasmettendo noi in diretta da Biliardo Live 360. E, i protagonisti dell'altra batteria sono Antonelli e Morelli. Potete seguire anche l'altra partita. Intanto vediamo qui, terminate le biglie, Becci, conquistati questi 6 punti, ora niente da fare. L'accosto comunque è di Arduini, che andrà alla bocciata, quindi avrà i primi 2 punti per lui, quindi parziale 6-2, a favore però di Becci. Nulla di fatto con la bocciata. Arduini, che è stato protagonista di una semifinale di batteria veramente molto bella da vedere, dove si è scontrato con un giovanissimo giocatore sempre di Pesaro, Volponi. Vediamo queste due sponde esterne per Arduini a risalire. Tre sponde alla fine, passa in mezzo, si riesce a fermare in zona pallino, quindi punto conquistato per lui. Sceglie invece una biglia di taglio, Becci, per andare di prima sul pallino. Anzi, l'intenzione forse è arrivare tra pallina e rossa, ma penso sia corta. No, forse no, è riuscito ad arrivare, perché Arduini si accinge a tirare lui la terza biglia. Quindi ci è arrivato proprio millimetricamente lì Becci. La direzione non è corretta, quindi quarta biglia per Arduini. Sponda corta lunga, stavolta riesce a passare e fermarsi in accosto. Ultima biglia per ora in mano all'avversario, anzi ne ha due da giocare. E due biglie in accosto per lui, anzi tutte e tre erano. 3, quindi 6 punti, 6-6-12 per Becci, che va alla bocciata. 12-2 il parziale. Che sembra buona, fa le due ali del castello, quindi 4 punti e si porta a 16-2.
Sì, guarda te. Prendo la batteria, quello là. Buona questa, allontana la bianca. Bravo, si riprende l'accosto, pecci. Penso sia riuscito a riprendersi la costa, quindi ultimo biglio ora per l'avversario, vediamo. Ricordiamo che questa è la partita che porterà nella fase finale uno dei due giocatori, fase finale che si svolgerà domani pomeriggio qui all'Hauser Fanano. Allora, ha spostato la rossa, penso sia sì. No, no, non è riuscito ad allontanare dal pallino, è rimasto più vicino, quindi alla bocciata ci va Arduini. Due punti per lui, quindi 4-16-4 il parziale. Pallino che si sta avvicinando al castello, forse il due laterale arriva, sì, quindi 6 punti. Il nuovo punteggio di Arduini. Due sponde esterne e risalire per Arduini. Buona. Punto preso. E di precisione poi ci arriva al punto giusto. Rimasto punto bianco qui Arduini, mancato un po' di precisione, si deve giocare anche l'ultima biglia a sua disposizione. E l'ha messa bene vicino, andiamo ora all'avversario, ne ha addirittura due da giocare, quindi possibilità c'è di riprendersi l'accosto. Vediamo un po', biglia di taglio che va dritta, dritta in buca, ragazzi. Ha di due punti ad Arduini che sale a 8, ora ne ha un'altra da giocare. Stavolta deve correggere il tiro. Ci riprova, eh? Ragazzi, come quella precedente. No, stavolta in buca il meno non va, non dà altri due punti all'avversario. E alla bocciata ci torna Arduini. Faccia sconcertata del giocatore che si ammazza, ripetuto due volte, per fortuna la seconda volta con meno danno, ma 16-10 il nuovo parziale. Mezzo, due punti. L'aveva inquadrato il castello, ma il primo passaggio è stato proprio liscio, liscio.
Quindi si porta 12, 16 a 12, conduce sempre pecci. Messo un bel punto qui comunque. Vediamo il tiro ad effetto di Arduini. Tiro a quattro sponde. Bella, bella questa, sì, decisamente sì. Queste due sponde esterne per pecci, direzione sembra buona, abbassa il pallino ma è rimasto sempre in accosto alla rossa, ragazzi. Vediamo, sponda corta, lunga, risalire. No, non va bene questa, assolutamente no. Proprio errata. Dov'è la quarta biglia? Biglia disperatamente cerca, sì, eccola, trovata. Questa mano di gioco è stata un po' difficile per Pecci e continua ad esserlo. Passa dall'altra parte, mamma mia. Ora due biglie per Arduini, vediamo un po'. Qui tenta il rialzo ma non riesce a toccare la bianca. Niente. Ultima biglia per lui, si riproverà? Ci riprova. Vediamo stavolta se è corretto, niente da fare. Avrà solo 2 punti dell'accosto, quindi va a 14. Contro i 16 dell'avversario. Partita che è iniziata con non un gran numero di tiri, di tanti rializzi, però pian piano siamo ancora lì, sono quasi pari i due giocatori. Arduini l'ha inquadrato il castello comunque, eh? Eh sì, comincia a inquadrarlo, comincia a colpirlo, 10 punti, quindi 24. Si va col sorpasso 24 a 16. Taglio a risalire per andare a spostare la bianca, bel punto. Finale di batteria questa fra Arduini e Pecci. Questa gara sui biliardi con le buche che si sta svolgendo in questa fine estate qui al Circolo Hauser Fanano. Eh no, questa. Ah, però, è riuscito ad allontanare? No, no, è rimasto bianco. No, no, è rimasto bianco, quindi sì, devo giocare l'ultima biglia. Arduini. Per poco, eh. Salto del castello. Sponda corta lunga a risalire. E vediamo dove riesce a fermarsi. Appena sotto pallino, Pecci, due biglie in mano. Questo non va mica.
a occhio è ancora rosso, a occhio. Poi devi riuscire ad allontanare quella rossa. Potrebbe metterle anche tutte in accosto, le biglie, quella biglia bianca desaparecidos. Non si trova. Vediamo, due sponde esterne. Oh, se passa di fianco, passate di fianco, se ne sarà forse una perché spostate il pallino verso la rossa segna solo una, ragazzi. Ha avuto la possibilità di aumentare la costa, ma non è riuscito, pecci. Quindi sale 18, 18 a 24. Rimpallo con la propria biglia. Il gioco che rimane tutto nella parte superiore, no, però il pallino rimane forse appena sopra sulla riga, ma non penso sia buono. Ah, invece sì, invece è buono. Chissà che Arduini è. C'ho visto come dire, aspetta, mo che ci penso io adesso. Due punti se li prende. Ma non l'accosto, perché quel pallino corre e rimane accosto alla bianca, quindi ha giocato una biglia per 2 punti, ma devi giocarne un'altra adesso. Intanto 26 a 18 il parziale per lui. Ha messo un bel punto. Due sponde esterne a risalire, vediamo se becca bene. Sì, punto preso da pesci, bravo, è riuscito a prenderlo bene. E lui si va da sopra, sponda corta lunga. Sì, punto preso, anche se comunque c'è spazio tra pallino e biglia. Terminate le biglie Arduini, punto suo. Ora vediamo Pecci se riesce a riprenderselo. Vediamo due sponde a risalire. No, 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 è rimasto rosso, quindi 2 punti. Parziale 28 a 18 per Arduini. Un altro mezzo, ragazzi. Mario.
Cioè. Quindi sale a 30, 30 a 18. Zio. Anche a me, ma più. Ha mancato il tocco con quel pallino. Il punto l'ha preso, ma è appena sopra la riga, quindi può da sotto fare quello che sta facendo. Si conquista due punti. E quindi si porta a 32 e due biglie rosse in accosto per Arduini. Inserito la propria biglia tra pallino e bianca Arduini. E l'ha messa bene, proprio vicina. Però Pecci sembra indirizzarsi proprio. Sì, e riesce a prendere il costo. Bravo. Ultima ora per Arduini. Ok, tutto suo in questo momento. O no? O è bianco ancora? C'è qualche dubbio, eh? Ci stanno spegnendo le luci. Terminato l'altra batteria a fianco. Ci ha leggermente impallato Nando, ma adesso lo scopriremo. Comunque penso che vada Pecci alla bocciata, vedi, il pallino va da lui. Non so se uno o due le biglie, ora vediamo. Una sola, quindi due punti, 20 per lui, 32 per Arduini. Ne fa due. Sala 22, 32 a 22, 10 punti distanza nei due giocatori in questa finale di batteria. Qui bisogna chiamare, mi sa, un arbitro, eh? Molto sportivamente Arduini dice che è bianco, quindi tira lui. Ok, sposta leggermente la bianca, punto suo. E nulla di fatto, si deve giocare anche l'ultima biglia. Forse spingerà un po' la sua verso il pallino e riuscirà
No, per me no, è rimasto sempre rosso. Vediamo, ci pensa Nando, abbassa tutto e qui ragazzi si fa 10 punti di colore. Ah, però aspettate, c'è la biglia bianca sulla destra che forse potrebbe dar fastidio. Vediamo un po'. Viene a guardarci bene. 4 ragazzi, 10 punti di colore, 42 per Arduini, 22 pecci. L'ha inquadrato bene il castello Arduini in questa finale di batteria. Intanto sono 6 punti, quindi 48. 48 a 22. È rimasto bianco. Mi sa che sia ancora bianco, ragazzi. No, sì, per me è bianco, ma lui comunque Arduino è finito le biglie. Dalla mia postazione non vedo bene esattamente la distanza tra la bianca e il pallino. Però vedo Pecci abbastanza impegnato, quindi forse sarà riuscito Arduino a prendersi l'accosto. Sponda corta lunga a risalire, vediamo un po'. È larga, ragazzi, no? Tocca addirittura la rossa dell'avversario. E adesso è peggio di prima, perché prima poteva passare in mezzo. Devi riuscire a passare in mezzo e alzare il pallino verso l'altra bianca, ma non è così semplice. Infatti, ci ha appena provato e non ci è riuscito. Allora, sponda corta lunga a risalire dall'altra parte, vediamo. Non viaggia male. Bravo, bravissimo, guarda, tirato fuori un tiro proprio bravo, bravo. Ok, quindi 2 punti per lui, 24. 24 esattamente la metà dei punti di Arduini che ne ha 48. Si arriva agli 80 punti. 2 e quindi 26. La biglia di taglio a risalire per Arduini e va di fianco, anzi rimane anche leggermente spostata verso la sponda.
preso. Vediamo un po'. Tira quattro sponde per pesci. Ha fatto un bel tiro, ma non è riuscito però a prendere il punto. Che il pallino si è spostato verso la rossa, è rimasto sempre rosso. Vediamo. Stavolta si è riuscito ad abbassarlo leggermente. Appunto, è riuscito a prenderlo con l'ultima biglia a sua disposizione. Ha portato via la bianca, ha portato via anche la sua, però ha aperto un po' il campo, vediamo, deve riuscire a staccare quella bianca da lì. Sponda corta, lunga, vediamo. Andata in accosto all'altra rossa, quindi due punti per Arduini. Si porta 50, 50 a 26. Ancora prende il castello e ne butta giù 10 punti. Arduini, 60 per lui, 60 a 26. Ricordiamo che questa è la finale di una batteria di questo primo trofeo La Paladina. Siamo in diretta dall'Hauser Fanano e domani pomeriggio ci sarà la fase finale. Abbiamo già alcuni finalisti, dopo ve li dirò, quelli di ieri sera, le due batterie di ieri sera hanno visto la vittoria di Giacomo Pacini e di Mirko Semprucci. E ora vediamo oggi pomeriggio. Eh sì, è riuscito a prenderselo. Scalza via la bianca Arduini. Due rosse ora in accosto. Questa viaggia passa e lascia tutto intatto come prima, due biglie rosse sempre d'accosto. È rimasto grosso. Due sponde esterne per Arduini. Sembra corta. Quindi avrà solo quella che era in accosto precedentemente, quindi sale a 62. 62 a 26. Ancora inquadrato il castello e ne fa 4. Aspettate che torna indietro, forse batte l'altro laterale. Sì, quindi 6 punti per lui, 68.
68 a 26. Risponde a risalire per Arduini e se riesce ad alzare la Eno la tocca, ma lascia sempre gli ansi più vicino ancora al pallino. E da sopra riesce sì, a scalzarla via, lasciando comunque spazio tra la propria e il pallino. Fatta corta, ragazzi, era fatta corta e tirare un'altra pece di poco. Bastava un po' più di benzina a quella biglia, vediamo un po'. Tiro 3 sponde a risalire, stavolta sì, ok. Ripreso da Arduini, ultima biglia ora in questa mano di gioco. Forse riesce. Eh sì, forse due biglie, vediamo un po' se ci sono tutti e due o una sola. Una sola, quindi 2 punti per lui, sale a 28. 40 punti lo distanziano da Arduini, sono veramente tanti. Nulla di fatto con la bocciata. Mamma mia, liscia liscia, è passata, ha lasciato tutto intatto, non ha toccato nulla. Ci riprova, vediamo se stavolta modifica un po' l'angolazione. Niente da fare, idem come prima. E qui ragazzi siamo sotto 10, eh? Dobbiamo stare attenti a prenderlo, se no un disastro. Bravo, dai, l'ultima riesce a spostare quel pallino, a limitare un po' i danni. Tiro d'effetto di Arduini. 4 sponde. Tiro ha spostato il pallino, però è stato bello comunque. Vediamo. Ora si allontana, rimpalla, quindi la bianca rimane lì, non riesce ad allontanarla. A questo punto toccherà andargli semplicemente a prendere un biglietto a costo, 2 punti, altrimenti avrebbe potuto farne anche 6 con tutte e 3 le biglie, ma non è riuscito ad allontanare la biglia dall'avversario. Stavolta non inquadra il castello, quindi nulla di fatto, si rimane 70 a 28, poteva chiudere qui. Arduini.
E si limita ad appoggiare la propria biglia tra palline bianche, arduini, semplicemente. Ah sì, è riuscito però. È riuscito a prendersi l'accosto, pecci. Bella, bravo. Vediamo, questo tiro a 3, anzi 4 sponde. Bello, fatto un bel tiro, pecci, sì. Tira ad effetto ora da parte della risposta di Arduini. Tiro 5 sponde di Arduini. L'angolazione non è stata ottimale, quindi uno di fatto. Punto bianco rimane di pecci, chi ne ha un'altra da giocare, vediamo cosa decide di fare con l'ultima biglia. No, mi sa che spostandola. No, Pecci sa che Arduini è sportivo e quindi se c'è dice che c'è, se non c'è dice che non c'è. Quindi si fida, si può fidare. Quindi si va alla bocciata. 30 punti per lui contro i 70 dell'avversario. E ci picchia nulla di fatto, rimane così. La bocciata non è stata d'aiuto a Pecci, avrebbe avuto possibilità di incrementare un po' il proprio punteggio, ma le bocciate che danno zero dopo non aiutano. Un bel punto, gli Arduini. Nulla di fatto, terza biglia. Sì, stavolta è riuscito a prendersi l'accosto. Pecci. Bella. È rimasto in bilico lì, però sull'orlo della buca. Una biglia sola ora da giocare per Pecci. Una botta, vediamo quel che succede, succede. Succede che va in buca e quindi è punto bianco perché mettendolo nella brocca centrale, ma ne ha altri due da giocare e quindi dice ho due biglie da giocare, le avrei messe sicuramente, appunto, 4 punti, 74. È buono il pallino? Sì. Quindi 74 a 30 si può chiudere. Pallino stavolta inquadra il castello e qui si chiude la partita. Finale vinta da Arduini, lo vedremo domani pomeriggio nella fase finale di questo primo trofeo La Paladina. Ciao da Patrizia.